Questo è il primo punto fondamentale che vorrei sottolineare. Questa è una grande infrastruttura fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici, è probabilmente il più importante investimento sul contrasto al cambiamento climatico che questo territorio ha realizzato, peraltro in un'ottica di economia circolare da molto molto tempo a questa parte. A che cosa serve questo impianto? È un impianto, come dicevo, che trasforma il rifiuto già differenziato e quindi la frazione organica del rifiuto solido urbano costituita dai resti organici, dagli alimenti, dagli sfalci verdi e quindi non dalla plastica o da altri rifiuti, lo trasforma, come dicevo, in energia rinnovabile, ovvero in biometano quale prodotto finale e in compost di qualità. È una produzione che genera, come dicevo, un compost di qualità raffinato adeguatamente in questo senso e con un impianto tecnologico che consente il recupero totale della CO2. È un impianto che genera una... vi do alcuni numeri per avere la percezione di quello che è l'impatto sul tema appunto energie rinnovabili. Copre il fabbisogno di gas naturale per riscaldamento domestico di circa 10.000 famiglie. Quindi è come se 10.000 famiglie della città si trovassero in ragione anche di questo impianto ad essere, come dire, servite da un sistema che si rende autonomo rispetto ad un'energia prodotta da combustibili fossili e quindi è anche e soprattutto per questo che dico che questo è da molto tempo a questa parte probabilmente l'investimento più importante fatto a Reggio Emilia sul tema del contrasto ai cambiamenti climatici. È l'equivalente di 190 autobus, cioè vuol dire prendere il rifiuto organico differenziato da migliaia di cittadini, trasformarlo in metano e metterlo dentro la rete del trasporto pubblico facendo andare a metano 190 autobus. È l'equivalente di 7.600 autovetture. Quindi questa energia consente di evitare l'emissione in atmosfera di circa 14.000 tonnellate di CO2, cioè l'equivalente di 2.500 ettari di bosco. Ulteriore considerazione che vorrei fare è che l'area complessiva impegna complessivamente 17 ettari, cioè circa 27.500 metri quadri, però impegna su un'area molto più ampia, un'area di quasi 80 ettari, e al termine del percorso politico e amministrativo e delle deliberazioni dei consigli comunali tutta la parte restante, cioè sono circa 60 ettari, viene trasformato in territorio agricolo. Quindi questo è un aspetto che nel dibattito pubblico in questi mesi non è comparso frequentemente. Non capita tutti i giorni che ci siano operazioni di trasformazione urbanistica dove 60 ettari di territorio produttivo tornano ad essere agricoli. Era potenzialmente nel novero delle cose che potevano accadere in questo territorio che è il proprietario, cioè IRE potesse in qualche modo collocare sul mercato queste aree e queste aree potessero gradualmente trovare un insediamento totalmente produttivo. Cioè quando parliamo di consumo del suolo, se lo rapportiamo a questo investimento dobbiamo anche mettere a fuoco che questo investimento da una parte a tutti gli aspetti energetici e di sostenibilità che dicevo, ma tra questi aspetti di sostenibilità c'è anche un forte recupero di territorio agricolo che da molto tempo a questa parte non si realizzava da queste parti.